Lodovico Baldini, sindaco di Valtopina, dopo il successo della cena di ieri sera di gala che ha, diciamo, lanciato la manifestazione, oggi il taglio del nastro ufficiale che apre la 39esima edizione della mostra mercato del tartufo di Valtopina. Possiamo dire una manifestazione storica e che mette in mostra le eccellenze di questa terra e anche il territorio. Sì, siamo contenti, la cena di ieri sera ha fatto da preludio alla partenza, quindi siamo carichi, siamo pronti a partire. Quest'anno, anche se abbiamo ridotto un fine settimana, siamo pieni di iniziative. C'è un contenitore pieno che va dalla musica allo sport. Ovviamente al centro di tutto c'è il tartufo, ma non solo, perché oltre al tartufo abbiamo anche molti stand di prodotti tipici del luogo che approfittano, diciamo, della circostanza per avere una vetrina per far conoscere i loro prodotti. E non di secondaria importanza anche la collaborazione extraregionale con l'Italia a tavola, quindi le degustazioni di altre regioni italiane che sono venute qui per proporre i loro prodotti. Sì, Italia a tavola è una rassegna molto importante su cui noi abbiamo puntato molto, una collaborazione con altre realtà del Piemonte, del Veneto, dell'Emilia Romagna e Lombardia. E sì, anche con loro abbiamo istituito questa collaborazione già da qualche anno e siamo molto contenti di averli qui con noi. Ci sarà quindi questo scambio di tradizioni culinarie fra noi e loro e siamo convinti, insomma, di poter dare a chi verrà, a chi parteciperà, di poter dare loro una buona offerta di prodotti tipici nostri e loro che si intrecceranno. Roberto Morroni, vicepresidente della Regione Umbria e neo assessore all'agricoltura, alla sua prima uscita ufficiale in questa nuova veste, quale migliore occasione per una mostra che valorizza i prodotti di questo territorio? Sì, mi fa molto piacere essere qui quest'oggi. Come ricordava lei, questa è la mia prima uscita ufficiale nella veste di assessore e di vicepresidente della Giunta regionale e sono particolarmente felice di essere in questo luogo, in questa circostanza e in questa iniziativa che è giunta alla 39esima edizione, questa mostra del tartufo che ha il pregio di mettere in mostra una delle eccellenze di questo territorio e credo che la regione dovrà prestare un'attenzione crescente, sempre molto forte, proprio nella direzione di una valorizzazione di quelli che sono i prodotti del territorio, le eccellenze che fanno dell'Umbria una delle regioni più brillanti da questo punto di vista nel panorama nazionale, e il tartufo sicuramente è una di queste.